Let's go e benvenuti a un altro video di The Division. Sono il vostro power di quartiere qui per le strade di Manhattan. In questo caso sono qui per spiegarvi la nuova patch che è uscita proprio oggi su The Division e spiegarvi tutti i cambiamenti che ci sono stati. E sono dei cambiamenti radicali a livello comunque sia di gameplay sia di relazione tra i giocatori, quindi tra chi giocherà come traditore, cioè Rogue, o giocherà come un giocatore normale, come un agente nella zona nera. In questo caso partiamo subito dal gameplay e dalla parte, diciamo, dalla sezione PvE, cioè giocatore contro il computer, il bot, cioè quello che lo circonda, environment. Iniziamo subito dicendo che i boss che troverete in giro per la mappa, quindi al di fuori della zona nera, i cosiddetti world boss, che hanno un nome come il Bullet King, quello che vi ho fatto il video che si poteva farmare, uccidere migliaia di volte per droppare oggetti alta gamma e viola di livello 30-31, bene, ora non sarà più possibile farmarli, hanno trovato un modo per bloccare, diciamo, questa cosa, quindi riportate voi se avete trovato un nuovo modo per farmare questi boss, quindi non è più possibile droppare all'infinito, riucciderli e sponchillarli in continuazione. Fatemi sapere se avete trovato un altro modo comunque per poterli farmare o se comunque la patch non ha avuto ancora effetto. Oltre a questo bisogna dire che fare le missioni a livello sfida, quindi non a livello difficile, darà dei loot, quindi degli oggetti migliori, uccidendo i boss, i personaggi nominali, quindi come può essere l'agente della divisione Hornet o così via, sempre però ricordate in modalità sfida, quindi non in modalità difficile. Oltre a questo è stato aggiunto una sorta di timer quando si utilizza la torretta shock, in modo che non possa bloccare sia gli avversari in PvP, quindi gli altri giocatori, sia i nemici in PvE con lo shock, quindi c'è un, diciamo, un lasso di tempo che bisogna aspettare per la torretta shock per poter stannare, quindi bloccare, scioccare un giocatore o un nemico. Un altro cambiamento molto importante riguarda i talenti. Come state vedendo qui sull'M44 Custom, ho il talento addestrato che c'era anche sul Mita. Perché c'era? Ora vi spiegherò subito. È cambiato, prima di tutto dice che i colpi critici riempiono la barra dell'abilità speciale di 0.10%. Non è più quindi un numero intero, non è un 3, un 4, un 5, eccetera, eccetera, per cento, ma è diventato solamente uno 0.10%. Cosa è successo? Inoltre al Mita è cambiato. Aveva questo talento, all'inizio era stato bloccato sul Mita perché ragazzi, praticamente, dato che una mitraglietta ha un'alta percentuale di critico, guardate, già di base al più il 22%, praticamente si riuscivano a fare critici infiniti e si riusciva ad avere l'abilità speciale, quella con R1, L1 o RBLB, dipende dove giocate, all'infinito in pochissimi secondi. È stata cambiata con il talento reattivo, cioè bonus danni quando sei a meno di 10 metri dal bersaglio più 13%. Per quanto riguarda le altre armi su cui avevate il talento, in questo caso addestrato, bene, è cambiato tutto. Praticamente ora sulle mitragliette, sui fucili d'assalto e sulle mitragliatrici leggere, questo talento è stato rimpiazzato da un altro talento a random. Io sfortunatamente non ho nessun'altra arma che ha questo talento addestrato, sfortunatamente, quindi non vi posso far vedere il talento casuale che mi è capitato, però questo è quello che è successo. Oltre a questo bisogna dire che ora il talento addestrato si può trovare solamente sui fucili a pompa, sui fucili da cecchino e sulle pistole, quindi queste sono le tre classi d'armi su cui potete trovare ovviamente il talento addestrato. Un altro cambiamento molto importante riguarda i talenti. Come state vedendo qui sull'M44 Custom, ho il talento addestrato che c'era anche sul Mita. Perché c'era? Ora vi spiegherò subito. È cambiato, prima di tutto dice che i colpi critici riempiono la barra dell'abilità speciale di 0.10%. Non è più quindi un numero intero, non è un 3, un 4, un 5, eccetera, eccetera, per cento, ma è diventato solamente uno 0.10%. Sono stati corretti vari bug a livello di gioco, quelli che magari vi bloccavano, non vi permettevano di ricaricare, sparare, fare danno e altre cose, e oltre a questo sono cambiate molte cose nella Dark Zone, quindi parliamo subito della zona PvP. Bene, ora i giocatori si potranno curare a vicenda nella zona ovviamente nera, in questo caso sto parlando però solamente dei giocatori neutrali, non dei rogue, quindi utilizzando magari la stazione di supporto o ovviamente il pronto soccorso potrete curare non solo voi ma anche gli altri giocatori. Oltre a questo vi potrete teletrasportare velocemente ai checkpoint della zona nera, in questo caso mi riferisco a tutti i punti da cui potrete accedere dentro le varie zone, dalla 1 alla 6, cioè i posti di blocco e i vari ingressi. L'unico modo però per poter fare il viaggio veloce è scoprirli, quindi ci dovrete ora riandare e scoprirli uno a uno.
Un altro cambiamento, secondo me molto grande, che è stato fatto è che i player ora, quando staccheranno, cioè sloggeranno, andranno offline nella zona nera, il loro personaggio rimarrà 30 secondi fermo nella zona nera. In questo modo, per prevenire che persone magari stanno scappando, sono in combattimento, eccetera, eccetera, stacchino internet, spenghino la play, tirino fuori il disco e in questo caso non subiscano perdite. Quindi è per prevenire anche questo, oppure se sono rogue. Un'altra cosa molto importante che è stato fatto sempre nella zona nera è che ora i giocatori che vengono uccisi possono lasciare munizioni, medikit e granate, questo indipendentemente se ce le hanno o no. Però è una cosa molto utile, per esempio, per chi gioca come rogue, se comunque vi muore un compagno e siete con zero munizioni o vi serve un kit medico, una granata, eccetera eccetera. Un'altra cosa importante è che ora i giocatori che vengono uccisi nella zona nera perderanno meno soldi e meno esperienza, sia chi è rogue sia chi non è rogue, quindi sia chi è un traditore sia chi è un agente normale. Per chi sopravvive come agente traditore, quindi come rogue, bene, ora avrà, oltre ai soldi che guadagna nella zona nera, in questo caso per riscattare la propria taglia, avrà un incremento di questi soldi e in più avrà un bonus di esperienza. Oltre a questo è aumentata di tantissimo l'esperienza che viene data ai giocatori per poter uccidere un traditore, un rogue. Quindi mi raccomando, è il momento di darvi alla caccia. Se volete livellare velocemente, se volete guadagnare soldi velocemente della zona nera, andate a caccia di altri agenti traditori. Quindi ora hanno reso, diciamo, la zona nera più invivibile. Mi piace dire così, invivibile, perché è così che deve essere, una zona senza regole, in cui ora l'uccidersi, il cercare di prevalere sugli altri, comunque sia da traditore sia non, dà dei bonus effettivi. Quindi sicuramente renderà la zona molto più impegnativa e divertente. Già come sto vedendo dal gioco, ci sono molti più amici, comunque persone che ho nella mia lista amici, che stanno giocando all'interno della zona nera. Oltre a questo, hanno aumentato il numero di crediti Phoenix che si ottengono dai vari boss. Dai boss livello 30 si ottengono da 1 a 3 crediti Phoenix, dal livello 31 da 2 a 4 crediti Phoenix, al livello 32 da 3 ai 5 crediti Phoenix. Ma c'è un'altra cosa da dire, che attualmente questa cosa è bloccata perché ci sono dei problemi con l'applicazione di The Division e praticamente molte volte capita che crashi, quindi hanno bloccato questa cosa dei crediti Phoenix, ma penso in breve la riattiveranno. È aumentato anche il drop rate, quindi la percentuale di drop di uscita degli oggetti livello 31 dai nemici livelli 31 e 32 nella zona nera. Quindi se andrete nella zona 3, 4, 5 e 6, che ci sono nemici che vanno dal 31 al 32 salendo di zone, avrete più probabilità di trovare oggetti di qualità migliore, sia alta gamma sia viola. È stato anche aumentato il drop rate, quindi la percentuale sempre di drop, di quelli che sono gli equipaggiamenti della divisione dai nemici livello 32 nominali. Cosa sono i nemici livello 32 nominali? Sono i world boss, i boss che girano a random nelle zone livello 5 e 6 di livello 32. È stato aumentato anche la qualità degli oggetti che si possono trovare nelle casse. Ora, le casse che si raggiungono con il livello 30 e si possono aprire solo a livello 30 della zona nera droppano sempre e solamente oggetti superiori, cioè viola, quindi non più oggetti blu, quindi sicuramente ora avrà un pochino più senso aprire quelle casse. Oltre a questo, bene, le casse con le chiavi della zona nera ora hanno un senso, aprirle ha senso perché possono avere la possibilità di droppare oggetti alta gamma, cioè quelli gialli, esotici, come li volete chiamare. Ultima cosa, ma non meno importante, tutti gli NPC, cioè i nemici random, non nominali, non i world boss, non, niente di tutto questo, quindi quelli viola o gialli, ora vi daranno meno soldi e meno esperienza. Questo è stato fatto per cercare di limitare praticamente il farming intensivo di gruppi, patrol di mob, quindi piccoli gruppetti di mob in giro per la mappa. E ora quindi i player si devono dedicare a uccidere boss, a uccidere traditori, diventare traditori loro stessi per guadagnare esperienza. Per il resto hanno, diciamo, fissato, hanno aggiustato alcuni bug come quello dell'audio che dava fastidissimo qua su PS4, che bisognava chiudere l'applicazione per poterlo riavviare, quindi questo è sicuramente uno, secondo me, degli aggiornamenti migliori che hanno fatto. Massive e Ubisoft si dimostrano comunque di aver ascoltato i giocatori, sono stati velocissimi, ci hanno messo meno di una settimana se non sbaglio a fare questa patch, quindi sono contentissimo, speriamo che migliori sempre di più. Io vi saluto, sono qui il vostro Power di quartiere. Let's go, bitches.